The visit to St. Paul of the Cross at Corviale will be remembered as one of the most endearing ones for moments like this. Dai, 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 dai. Non ce la faccio. Vieni, vieni, vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi dall'orecchio. Dimmi dall'orecchio. The child seemed to be too embarrassed to ask a question in public. Vieni, vieni, however, vieni, what actually troubled him was something much more profound. Va bene, eh? E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro figli. E era un uomo bravo. E in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. Pope Francis later met with the elderly from the parish. They told him the neighborhood is aging because young people are leaving, but their elders are staying. The Pope confessed to them that the encounter with the children was intense and reflected on youth and old age. He reminded that young people run, but the elderly know the path. The Holy Father also gave them a task. Tutti sappiamo, ognuno ha il proprio dolore, ognuno ha la propria piaga, tutti. Ma che questo non vi tolga la speranza e non vi tolga la gioia. E pregate per me, per favore, Ma pregate a favore, non contro, Pope Francis warmly greeted each of the attendees before celebrating Mass in the parish. He explained there that what truly ages is sin. Il peccato stanca il cuore. E perdiamo un po' la fede in Cristo risorto. No, non penso, sarebbe tanta gioia quello. Sì, sì, è vivo, ma in cielo, con gli affari suoi. Ma gli affari suoi sono io, ognuno di noi. Ma questo collegamento non siamo capaci di fare. The Pope's visits to Roman parishes are full of charming moments. They're the bridge that help the Holy Father to not lose touch with people.